Oggi parliamo di uomo elettromagnetico. Tempo fa mi è capitato di parlare degli effetti biologici del campo elettromagnetico ad un collega. Questo, dopo un po' che parlavo, mi ha risposto: ma io intanto a queste cose non credo. Grosso modo, la stessa risposta qualche volta l'ho avuta anche dai medici, i quali tendono spesso a identificare l'uomo a una somma di reazioni biochimiche piuttosto che a qualcosa di più ampio in cui viene coinvolto anche il campo elettromagnetico. D'altronde, questo atteggiamento ce l'abbiamo un po' tutti. Sappiamo che il nostro mondo è fatto di chimica. Se abbiamo un problema, la prima risposta che ci viene in mente è di tipo chimico. Se nostro figlio non va come vorremmo a scuola, gli diamo la pilloletta. Se la pianta vizzisce, non pensiamo di zapparla un po', ma gli diamo un concime. Anche il grip della macchina è soggetto a miglioramenti chimici e così via. Quindi tutto il nostro mondo è esprimibile con la chimica. Ma è veramente così? In effetti, le quattro forze fondamentali che regolano il nostro mondo sono la forza che si chiama interazione debole e quella interazione forte, che sono forze di tipo atomico. Poi c'è la forza del campo elettromagnetico e poi c'è la forza di gravità. E la forza chimica non compare. Non compare perché in realtà la chimica è un prodotto di queste forze e in particolare del campo elettromagnetico. Che il campo elettromagnetico abbia molto a che fare con i processi biologici lo si era capito già da parecchio tempo. Per esempio Matteucci nel 1830, sulla scorta degli esperimenti di Galvani, capì che i movimenti muscolari erano promossi da deboli correnti, le correnti galvaniche per l'appunto. A metà del 1900 si capì qualcos'altro, per esempio che la crescita dell'embrione è influenzata da un debole campo elettrostatico. In tempi ancora più recenti si è scoperta la piezoelettricità dell'osso, si è scoperto che il campo elettromagnetico può promuovere la rigenerazione dei tessuti, può stimolare la formazione del callo osseo, eccetera, eccetera. Quindi si potrebbe ben incominciare a parlare di uomo elettromagnetico, cioè di uomo in cui la biochimica viene influenzata e viene promossa dal campo elettromagnetico. In particolare il campo elettromagnetico agisce a due livelli, un livello più basso che è quello degli scambi cellulari e un livello più alto che è quello con cui abbiamo a che fare tutte le volte che andiamo per esempio a farci un elettroencefalogramma o un elettrocardiogramma, il livello del funzionamento dei grandi organi. Manca però una teoria universalmente accettata che sia in grado non solo di spiegare le evidenze fenomenologiche di quanto viene raccolto dalla comunità scientifica, ma anche di fare previsioni. Il problema è che non si ha una comprensione del meccanismo d'azione biologica del campo elettromagnetico. A partire degli anni Ottanta, numerosi scienziati si dedicarono al problema. Per esempio Blackman, Liebhoff, anche Chiabrera, ma anche molti altri, e elaborarono numerose teorie. Però tutto quello che è stato proposto finora non riesce a spiegare compiutamente l'azione biologica del campo elettromagnetico. Una delle teorie che sicuramente sembrano maggiormente convincenti è quella che Liebhoff sviluppò a partire dal 1985, la teoria della ionorisonanza ciclotronica. Ma che cos'è esattamente la ionorisonanza ciclotronica? Per comprenderlo dobbiamo avere due informazioni basilari. Innanzitutto dobbiamo sapere che cosa sia la forza di Lorentz e poi dobbiamo conoscere uno strano fenomeno che viene detto calcium binding. Nei primi anni del Novecento il fisico olandese Hendrik Lorentz, che poi ha ricevuto un premio Nobel, scoprì che una particella carica che si muova all'interno di un campo magnetico, riceve una spinta a deviare la propria traiettoria. Se questa spinta perdura per un tempo sufficiente, la traiettoria diventa circolare.
È un po' quello che succede al CERN di Ginevra, dove le particelle cariche descrivono una circonferenza di 27 km. Dunque questo è un principio che viene utilizzato ed è molto ben conosciuto in fisica. Vediamo adesso che cos'è questo fenomeno che chiamiamo calcium binding. Nel 75 Bowen e nell'82 poi Blackman effettuarono degli esperimenti sul trasporto degli ioni calcio. Vi leggo qualcosa, proprio due appunti tratti dall'esperimento di, traducendoli ovviamente, tratti dall'esperimento di Blackman. È stato usato tessuto cerebrale animale. Entrambi i lobi cerebrali furono immersi per 30 minuti in una soluzione contenente ioni calcio con un tracciante radioattivo. Dopo un accurato lavaggio, un emisfero fu trattato per 20 minuti con campo elettromagnetico e l'altro invece no. Il risultato di questo esperimento fu veramente notevole. Blackman infatti verificò che nonostante si usassero campi elettromagnetici con caratteristiche diverse, per esempio modulati o non modulati, la risposta biologica al campo elettromagnetico era sempre la stessa. E cioè la perdita degli ioni calcio avveniva ad una ben precisa frequenza. Identificò quindi una finestra di frequenza a cui avveniva il fenomeno. Successivamente fu identificata anche una finestra in ampiezza, cioè il fenomeno veniva verificato solo entro certi limiti di potenza erogata, a partire da un certo valore non si verificava più. E questa è una cosa ben diversa da quello che conosciamo del nostro mondo chimico, in cui raddoppiando il principio attivo si raddoppia in genere anche, o comunque viene aumentato, l'effetto del principio. Dunque abbiamo visto che il campo elettromagnetico ha delle ben precise finestre di ampiezza e di frequenza in cui manifesta la sua influenza in biologia. Successivamente agli esperimenti di Blackman si è scoperto come in realtà la frequenza di cui ho parlato prima, quella dei 16 Hz, era determinata dal campo magnetico terrestre. A partire da questa osservazione, nell'85 Liebhoff formulò la sua teoria della ionorisonanza ciclotronica. In sostanza disse che la frequenza di ciclotrone si verifica non soltanto in un ambiente sottovuoto, in un ambiente protetto come quello dell'anello del CERN di Ginevra, ma anche in un ambiente caotico e ricco di urti come l'ambiente biologico, come il nostro corpo. A partire dagli esperimenti iniziali di Blackman, la ionorisonanza ciclotronica ha ricevuto numerosissime conferme sperimentali negli ambienti biologici più diversi, dalle diatomee alle piante, alle colture cellulari, eccetera. Nonostante l'abbondanza di conferme sperimentali, la ionorisonanza ciclotronica continuava a rappresentare un non senso scientifico. Infatti le condizioni in cui una particella carica può sperimentare la risonanza di ciclotrone sono ben diverse da quelle che si hanno in un sistema biologico normale. Per esempio, in un sistema biologico nel nostro corpo non esiste l'assenza di attriti. È un po' come la faccenda del calabrone, che tutti sappiamo che vola benissimo, ma che secondo le leggi della fisica non potrebbe volare. Comunque tutte le obiezioni alla ionorisonanza ciclotronica sono state superate, come lo vedremo nella prossima puntata.